C'era una volta un sognatore che si era sbagliato di mondo. Avrebbe preferito vivere nei libri di Shakespeare, nei quadri del Tintoretto, di Chagall, di Picasso, ai tempi delle cortigiane, degli spettacoli a corte, nei cartoni animati che vedeva da bambino, nei film emozionanti che restavano impressi nel cuore. Ma questi sono sogni quasi tutti impossibili. Almeno cercava quelli che potevano essere perlomeno reali. Sognava un mondo dove i soldi non erano messi, sempre e comunque in prima linea, in primo piano, in ogni continua discussione. Un mondo dove ognuno sarebbe libero di seguire le proprie passioni, senza rancore, senza paure, né sensi di colpa. Un mondo dove fin dalle elementari si insegna ai bambini che l'unica cosa che vuole fare ogni uomo nella propria vita è essere felice. Dove non si tende a mettere in competizione il proprio figlio con gli altri, come una guerra su chi è il più intelligente o il più forte, ma semplicemente conoscerlo, affermare i suoi punti di forza e incitarlo in ogni cosa a fare sempre meglio. Un mondo dove non esiste eliminazione ma l'accettazione. Un mondo dove la cosa più importante su cui si basa la vita è la morte. Ed è diventato un tabù. Un mondo dove, se le persone fossero state tutte rispettose e amorevoli con l'ambiente che ci circonda, al giorno d'oggi ci sarebbero stati molti meno tumori, se non nessuno. Prevenire è meglio che curare. Un mondo civilizzato che segue la moda, le tendenze, ma abbandona la sua vera essenza, l'acqua, la terra, gli animali, le piante, dove cerchiamo acqua sugli altri pianeti. Ancora non troviamo l'intesa per scambiarci il pane l'uno con l'altro. Un mondo dove lo straniero è diventato il nemico numero uno. Un mondo, il nostro, che dovrebbe essere un cerchio ricolmo d'amore e di gioia, di speranza e di ottimismo, e che invece sta diventando un semplice posto atto alla sopravvivenza del più forte contro il più debole. Ricolmo di passività, negatività, depressione e, diciamo, solitudine.